Salve a tutti, benvenuti a una puntata dell'Angelo Lupo, tema wrestling, voti aspettativa di Hell in a Cell. Temo che questa puntata sarà davvero corta perché insomma c'è poco da dire, il prodotto WWE in questo periodo è molto scarso, scarsa qualità come storyline, come a tratti anche come wrestling, anche se comunque siamo visti anche dei discreti match. E purtroppo la costruzione di Hell in a Cell non ha fatto eccezione. Tanti match, cioè di fatto non c'è stata grande costruzione praticamente su nulla, su nessun match, cosa che onestamente fa sì che l'hype almeno mio sia praticamente zero, e non penso di essere l'unico, insomma. Nel main event hanno fatto soltanto un segmento questo lunedì, altri li hanno. Il match per il titolo, che secondo me sarà, conosco la WWE, probabilmente sarà addirittura il terzo match per importanza della card. L'hanno costruito una storyline secondo me ridicola, però non può fare così. Tanti match costruiti poco e male, e che promettono poco fondamentalmente. Comunque, adesso come al solito andrò match ai voti aspettativa, match per match. Come sempre, vado a memoria. Può essere qualche match me lo dimentico. Dico, se dovesse succedere, mi scuso. Un match non dimentico è quello del pre-show, che mi rifiuto. Dico, voi sapete, mi rifiuto di vederlo. Mi rifiuto di vedere il pre-show. Mi rifiuto di vedere il pre-show. Di conseguenza mi rifiuto di vedere anche questo match e non gli do voto aspettative semplicemente perché non lo vedrò, non vedendolo, e non è inutile che do dei voti di aspettativa che dopo, una volta finito il pre-per-view, insomma, non lo vedrò, quindi. Poi andiamo in ordine. Ma l'ordine è quello che mi viene in mente. Match per titolo intercontinentale fra Ryback e Kevin Owens. La presenza di Owens dà fiducia al match. La presenza di Ryback togli fiducia al match. Insomma, mettiamo così. Cioè, dipende da quale presenza si sentirà di più nel match. Se quella di Owens o quella di Ryback. Questo è il discorso. Se influirà di più la presenza di Owens, verrà magari un buon match. Non una 5 stelle, ma un buon match. Se influirà di più la presenza di Ryback, il match sarà brutto per forza di cose. Non potrò farci niente. Io mi tengo nel mezzo, un'aspettativa 6 di speranza, più che altro la presenza di Owens. 6, si spera in un 6, ecco, è un 6 di speranza, ecco, un atto di fiducia nei confronti del match, proprio perché c'è Owens, insomma. Questo non voto aspettativa 6 del match per titolo intercontinentale. Match per i titoli di coppia. Match per i titoli di coppia fra New Day e Dudley's. La situazione è strana. La situazione è molto strana. È un match che si è una fede che si è sgonfiata di colpo. Ma si è sgonfiata di colpo molto probabilmente perché
Hanno perso tempo, allora probabilmente vinceranno i titoli adesso, da lì poi. Ma secondo me hanno perso tempo. Dovevano togliere il Madison Square Garden. Magari possibilmente con un doppio turno, perché è ovvio che. Perché comunque è abbastanza evidente che Dallas funziona meglio da heel e da face life, cioè, diciamo, l'overaggio, diciamo, sta scemando. Mentre New Day è over da matti, è over. Pazzescamente over. Quindi, cioè, secondo me avrebbe senso fare un doppio turno, avrebbe senso farlo adesso, avrebbe avuto senso farlo prima. Adesso vinceranno i titoli, probabilmente i Dudley Boys, ma secondo me è troppo tardi. Cioè, dovevano farlo prima, secondo me. Non faranno adesso. Per quanto riguarda il match, no, 6. Sei, cioè non mi aspetto grandi cose, spero che sia almeno della sufficienza. Molto aspettativa, sei. Né più né meno. Sei, così. E speriamo bene. Poi. Andiamo al match per il titolo Divas Charlotte, tra Charlotte e Nikki Bella. Strano, anche qua costruzione. Boh, pensano che costruire il match significa far fare alle due contendenti match a cazzo, così senza che si incrocino mai neanche per sbaglio. Hanno fatto così. Risultato hype 0. Dovrebbe tenere il titolo Charlotte, perché insomma l'ha appena vinto, non avrebbe senso farglielo riperdere di nuovo, non avrebbe granché senso. Dovrebbe tenere di nuovo Charlotte. Purtroppo non mi aspetto nulla di che da questo match, non perché per la bravura di Charlotte, ma purtroppo c'è Nikki Bella. Quello che sta succedendo a livello Divas. A parte il fatto che diciamo che sta andando in vacca tutta la storyline della Divas Revolution, perché fondamentalmente non interessa a nessuno, ma anche perché l'hanno proposta male, tutta cosa dei film, questa cosa così, l'hanno proposta male, il pubblico si è disinteressato, sta andando un po' in vacca. Poi per quanto riguarda scusatemi. Per quanto riguarda questo match, per quanto riguarda Charlotte, scusatemi, a Charlotte sta succedendo quello che è successo alle altre divas provenienti da NXT. Due ci credo, anche Paige, anche se già è nel main roster da un paio d'anni. Quasi un paio di punti. L'ho spiegato già una volta. Quando uno in una partita di calcio sia una partita di calcio, che sia un lavoro, che sia un videogioco, qualsiasi cosa, se uno molto più bravo degli altri, uno molto bravo. Finisce un ambiente di quell'attività, sempre sia lavoro, calcio, dietro, qualsiasi cosa sia, in cui questa persona è molto, molto più brava degli altri. Due sono le cose che possono succedere. O gli altri in qualche modo migliorano e si adeguano al livello, questo che è migliore di tutti, o se non salgono loro, scende lui. Perché si abitua a un livello basso di competizione. Si abitua a un livello basso di competizione e la qualità di ciò che fa automaticamente scende. Non è una cosa volontaria il fatto di abituarsi a livello più basso. È una cosa
spontanea, nasce normale, ti abitui a livello più basso, scendi anche tu di livello. È quello che sta succedendo alle divas provenienti da NXT. Cioè, e questo è il discorso. Purtroppo non è una questione che non è una questione che stanno involvendo, non è questione di involuzione delle divas provenienti da NXT. Tanto scusate, stanno facendo lavori. Ma poi, vabbè, se sentite rumori me ne scuso. Comunque, non è tanto un'involuzione di questa NXT, è il fatto che loro sono nettamente più brave delle altre. Le altre non migliorano, perché non migliorano. E si adeguano, e purtroppo si abituano loro al livello, e abituandosi loro al livello più basso, il rendimento oggettivamente è normale che scenda. Questo è quello che sta succedendo. Infatti si vede le Divas, quando queste Divas NXT, quando combatte NXT, si vede anche la stessa Sasha Banks. Vedi Sasha Banks, il match che ha fatto con Bayley a NXT per il titolo femminile NXT. Match allucinanti, match da applausi. Poi vedi il match che fa invece a Raw. Non sembra neanche lei, ma perché? Perché il fatto è questo: NXT ha a che fare con un'altra lottatrice, con Bayley, che è altrettanto brava. E quindi il livello del match che viene fuori è alto. E anche il rendimento proprio suo, di lei, è alto. Non è che è bello soltanto perché è l'avversario. Il match è bello perché lei stessa, Sasha Banks, rende di più, fa un match migliore, rende di più. Purtroppo invece, poi quando si tratta dell'ambiente delle Divas WWE, praticamente old style, purtroppo che succede? Si è abituato, si sta abituando a un livello più basso, e quindi anche lei, il match viene più brutto, perché anche lei stessa inconsciamente si abitua al livello e il suo rendimento scende. E cosa c'è? Adesso c'è anche a Charlotte, tutti quanti. E questo è il motivo per cui onestamente il voto aspettativa gli do un 5, perché non mi aspetto nulla di buono. Charlotte è bravissima, per carità, ma purtroppo d'altra parte c'è Nikki Bella. Finché non gli metteranno davanti un'avversaria valida, si spera che la prossima per il titolo possa essere Sasha Banks. Finché non sarà così, purtroppo il livello sarà basso. Non ho molte aspettative, è un 5. E secondo me sono anche ottimista. Però io spero di sbagliarmi. Comunque, molte aspettative 5. Poi, che altro match? Open Challenge di John Cena, titolo Stati Uniti. Ora, allora, si sa che dopo l'NSL John Cena sparisce dalle scene per un po'. Questo si sa. Questo a tutti fa pensare che il mistero, che molti pensano che il mistero opponent sarà un avversario, sarà un buon avversario. Magari proveniente da NXT o comunque un buon avversario, che poi quel titolo lo vincerà. Logica vorrebbe questo. Un buon booking, delle buone decisioni di booking vorrebbero questo. Purtroppo siamo in WWE. E purtroppo si tratta di John Cena. Motivo per cui io onestamente penso che l'avversario John Cena, questo Open Challenge,
Sarà un altro solito disgraziato di quelli che buttano lì giusto per farlo perdere appunto contro John Cena. Cena vincerà il titolo, Cena vincerà il match e Sam andrà col titolo. Molto aspettativa nel match, io do un 6. Gli do 6 perché non penso che sarà insufficiente. Perché John Cena quest'anno ha fatto vedere di essere appunto in vista del wrestling lottato in stato di grazia, perché ha tirato fuori una serie di match memorabili con Owens, con Rollins, memorabili. Comunque, Cena, rendimento sul ring per quest'anno è un rendimento veramente molto alto, quindi non mi aspetto di certo un match insufficiente. Però purtroppo penso che mi coinvolgerà veramente poco, sarà poco coinvolgente anche perché presumo sia scontato, io do per scontato il fatto che Cena manterrà il titolo e se ne andrà col titolo. Cioè, do per scontato questo. Non per cui gli do 6. Un 6 diciamo di prudenza, può anche essere, il match può anche essere di livello più alto, può anche essere meglio, può essere anche un buon, ottimo match, dipende di chi c'era avanti. Ma intanto do 6 di prudenza. Spero di essere smentito in positivo, ovviamente. Non penso in negativo. Ripeto, John Cena è in stato di grazia con questo wrestling lottato. Dubito fortemente un match sotto la bottiglia. Vedremo. Ho l'aspettativa. 6. Se non dimentico altri match, andiamo al titolo, al match per il titolo da WWE. Kane contro Rollins. Al TW Webradio ho sentito dare quasi per scontato che vincerà Kane per squalifica proprio per il fatto della stipulazione. Penso anch'io che andrà a finire così, ma non ne sono sicuro. Cioè, ho un sospetto che possa esserci un incasso di Shins. Forse un incasso di Shins, anche se onestamente sono più convinto che Shins il incasso lo fallisca. Ma ho sempre questa convinzione. Può essere pure che invece andrà a segno. E può essere questo il momento, perché comunque a differenza di altre volte, il fatto di Sheamus poter incassare il titolo, questa volta non l'hanno quasi mai citato. L'hanno quasi nascosto la cosa. Sheamus l'hanno quasi nascosto. Sheamus come titolare al Money in the Bank l'hanno quasi nascosto stavolta. Cosa mi fa pensare che possa esserci un incasso? Che magari vinca Kane e poi incassi Sheamus. Con questo sospetto, anche se molto probabilmente, cioè, se dovessi dare una percentuale molto alta, la darei all'ipotesi appunto di Eric Ganzelli del TW Web Radio, cioè del vittoria di Kane per squalifica. Questo purtroppo vuol dire che probabilmente poi ci sarà un altro match tra i due. Purtroppo, andando al match in sé, a qualità del match. C'è Rollins. Se fanno un match vero, almeno un match sufficiente potrebbe uscirne fuori. Quello che temo è che questo match possa essere di fatto un grosso angle in cui Kane domina e Rollins a un certo punto prende la sedia, la sbatte addosso, qualifica tanti saluti. Questo è quello, oppure oppure Rollins qui a un certo punto se ne va, si va a contare fuori. Cioè, temo una cosa del genere, che sarebbe molto brutto. Ma boh. Se invece sarà un match vero, se invece sarà vero, dubito che scenda sotto la sufficienza, più alto per la presenza di Rollins, le cui qualità sul ring penso siano discutibili e penso che tutti quanti le conosciamo. Quindi voto aspettativa e direi 6. Voglio essere ottimista. 6. Cioè, almeno 6.
sei di partenza, nel senso che se il match è un match reale, vero, e non un grosso angle, potrebbe essere dal 6 in su, quindi il 6 mio è un 6 di prudenza. Ecco, mettiamolo così, un 6 di prudenza. In moto aspettativa 6. Andiamo a Wyatt Ron, Wyatt contro Reigns, End the Cell. Wyatt, sapete tutti quanti che è il mio personaggio preferito, degli attuali interni. Sapete tutti quanti. Ma per questo mi dispiace dovermi pronunciare come sto pronunciando di questo match. Ma la vedo nera, la vedo buia. Cioè, i due hanno dato vita a una faida noiosa, mal costruita. Match altrettanto noiosi e brutti. Dove Wyatt poteva dare di più, dove Reigns fa quello che fa, Wyatt poteva dare di più, e purtroppo il fatto che adesso sia Mary in Excel non mi porta a essere maggiormente ottimista, anzi mi porta a pensare che sarà proprio uno spreco della stipulazione, perché c'è, cioè, io piuttosto nell'Indesel devi fare un secondo Indesel, l'avrei fatto per il titolo perlomeno, e non per questo match. Doveva essere per il titolo WWE, l'avrei messo come match di WWE, se proprio devi fare il secondo, perché per me potevano farne anche uno solo e andava benissimo. Dovevano farne proprio un secondo, se non era meglio, facevano Indesel far Rollins e Kane e non questo qua. Mi aspetto un match brutto, come sono stati i precedenti, come è stata brutta la fight. Il pubblico non li segue, il pubblico non segue la fight, anzi, ai promo di Reigns rispondono sempre con coi boring o cose del genere, insomma, fight brutta che non ha seguito. Il match è stato brutti, questo il fatto che questo sia un Hell in the Cell non mi fa presagire nulla di meglio, cioè non penso che la stipulazione possa servire in qualche modo a elevare il livello del match. Motivo per cui il voto aspettativa di questo match è un 4. Il mio voto aspettativa è un 4, ma aspetto un match brutto. Mi aspetto un match brutto, spero di essere smentito, ma purtroppo mi aspetto un match davvero brutto. Una aspettativa qua. E alla fine, l'ultimo che rimane, main event. Lesnar Taker. Match sul petto potrebbe essere buono. Però una aspettativa di 2,5. Una critica però gli do. Potevano costruire un po' di più, va bene che Taker Lesnar. Ma l'hanno buttata lì così a caso, facciamo, messo là così, senza costruzione, niente, soltanto un promo, l'ultima puntata di Raw e basta, non ci sta nient'altro. Io avrei potuto dire un po' di più. Per esempio, in tutto sto mese potevo perlomeno far comparire almeno Heyman e gli fai fare qualche promo. Che vi costa? Cioè, onestamente, c'è stata tanta roba inutile in tutte queste puntate, dirò tanta roba inutile, qualcosa di questi, potrei togliere qualche minuto a tutta questa roba inutile che c'è stato durante le puntate di Raw di questo mese per far fare 5 minuti di promo a Heyman. Non chiedo tanto. 5 minuti di promo a Heyman, tanto per proseguire la costruzione. E invece questo non è stato fatto. Il match è buttato lì. Possibilmente sarà anche un buon match, un buon match. Io do voto aspettativa 6 e mezzo. Forse sono un po' ottimista. 6 e mezzo, io do voto aspettativa. Vediamo là. Non ho hype per questo match. Come non ho hype per l'intero pay-per-view. Penso che capite. Vedremo come andrà. Quindi voto aspettativa per me. Alla fine, voto aspettativa per più.
Io do 5. Non è, lo so, non è la media dei voti aspettativa che ho dato, ma voi bisogna guardare proprio nel suo complesso, di emozioni, di quello che lascia. E questo mi sa di classico preferito di transizione che non lascia niente, noioso che non lascia niente, che non fa presagire nessuna grande novità, nessuna cosa. Dopo una volta aspettativa, dovrebbe avere un 5. Penso che passerà così. Si spera che passi in fretta, che dopo possa esserci qualcosa di meglio, anche se dubito. Sta arrivando novembre, il mese del push a cazzo di Zipper. Vedremo. Con questo credo aver finito. Se mi sono dimenticato qualche match me ne scuso. Può essere me la sono dimenticato. Se mi sono dimenticato qualche match me ne scuso, in questo momento non mi viene in mente altri match nella card. Detto questo, vi saluto e vi do appuntamento al post per review. È questo. Un saluto a voi e alla prossima.